Benvenuti a questa nuova puntata di ABC Mind. Oggi cominceremo ad esplorare il mondo della musica. Abbiamo intervistato, infatti, il maestro di composizione Luca Tessadrelli. Vediamo il servizio di Nicole Giata e Tommaso Gentile. Buongiorno, sono Nicole Giata di ABC Mind e sono qui con Luca Tessadrelli. Grazie per la presentazione. Anzitutto volevo ringraziare il vostro professore, il professore Francesco Loda, per questa ospitalità. Ringraziare voi per la vostra pazienza. Avvicinando al mondo della musica? Ecco, io ho avuto la fortuna di avere una mamma che è ancora viva a 88 anni ed è stata un'ex cantante lirica, quindi nei tempi dell'epoca d'oro della lirica c'erano pochi cantanti ed era molto brava. E poi ho avuto la fortuna di avere un nonno e due zii pittori e restauratori, quindi sono nato in una specie di bottega musicale. Nel contempo, quando facevo le elementari, ho fatto 6 anni di flauto barocco con il maestro Rizzolini, un maestro che è morto da tanti anni e che mi ha dato la possibilità di studiare seriamente la musica. Era un maestro anche molto serio, con un metodo che adesso non si usa più, un metodo di disciplina a volte anche troppo esigente. Però ho imparato molto da lui e ho imparato molto dall'ambiente familiare. Qual è il suo musicista preferito? Caspita! È una domanda da 100 milioni di dollari questa domanda. Allora cerchiamo di capire che la musica è bella tutta. Ha tante epoche dove abbiamo avuto dei compositori particolarmente di livello, e possiamo dire che a me piace molto, per esempio, nel barocco il nostro Antonio Vivaldi. Perché dico nostro Antonio Vivaldi? Quello che ha scritto Le 4 stagioni. Perché il papà, Giovanni Battista, è nato a Brescia e ha vissuto fino a 11 anni a Brescia. Poi si è spostato a Venezia ed è andato a lavorare in un negozio di barbieri. Stiamo parlando nel 1600. In questo negozio dei barbieri dovevano insegnare per forza uno strumento agli apprendisti, perché dovevano andare in un'altra stanza mentre il barbiere tagliava i capelli, faceva la barba, per intrattenere con lo strumento i clienti. Quindi il papà è diventato un bravissimo violinista, che ha fondato l'orchestra, di San Marco a Venezia, e poi ha avuto un figlio eccezionale che è stato Antonio Vivaldi, e entrambi avevano i capelli molto molto rossi. E grazie a Vivaldi poi abbiamo avuto altri compositori che sono emersi, per esempio Johann Sebastian Bach, che ha studiato molto Vivaldi. Abbiamo poi compositori del periodo classico, è inutile citarli tutti, però c'è Beethoven, il più famoso. Poi abbiamo i compositori del periodo romantico, abbiamo lo Chopin, fino ad arrivare a Rachmaninoff, e arrivare nel Novecento con compositori, io parlo della musica classica, compositori come Claude Debussy, come Ravel, come Stravinsky e altri. Quindi è difficile fare una scelta, ma c'è un percorso nella musica nostra occidentale, perché tanti di voi per esempio vengono da altre parti del mondo, no? Quindi che parte dal canto gregoriano, quindi quasi all'epoca di Gesù Cristo, e poi via via si è maturati con degli stili sempre nuovi. Questa si chiama musica classica. Poi ci sono altri fenomeni: musica leggera, musica jazz, musica pop, musica rock, musica trap, musica trap rap. Anche quello, attenzione, la parola rap. Sapete da dove deriva la parola rap? No. Mi piace questo, però viene da una parola antichissima, da rapsodo. I rapsodi erano dei cantori che raccontavano delle storie 600 anni prima di Cristo, quindi quasi 2000 e passa anni fa, 2600 anni fa, e giravano nelle città.
erano i rapsodi, perché si muovevano. Rapsodia vuol dire muoversi. E quel loro modo di raccontare le storie era come il trap rap di adesso. Non si inventa nulla. Come si intraprende una carriera musicale? Dipende in quale ambito uno vuole approfondire la propria passione per la musica. Ovviamente, qualsiasi sia l'ambito, bisogna imparare molto bene uno strumento, anche più di uno strumento, studiare tantissime ore al giorno, studiare anche le cose che non ci piacciono, perché fare solo le cose che ci piacciono dopo un po' si rischia di girare a vuoto, mentre invece avere sempre la voglia di imparare un escamotage tecnico in più e quindi cercare poi anche di imparare a relazionarsi bene con il mondo, con gli altri musicisti nel mio caso, che possono essere compositori, esecutori, anche direttori d'orchestra e soprattutto mecenati, anche quelli sono importanti, la possibilità di poter aiutarti a esprimerti. Quindi questo, diciamo, credo che sia abbastanza lo studio, tanta passione. Passione ha una duplice valenza, no? Viene da patire, vuol dire anche un po' soffrire, però grazie a questa sofferenza poi si possono ottenere dei risultati meravigliosi. Quali sono stati i momenti più brutti nella sua carriera musicale e quali più belli? Domanda estremamente complicata per dare una risposta. Nella vita, come nel lavoro, ci sono alti e bassi. Ci sono stati momenti, per esempio un momento che è stato un crocevia molto forte per me, circa 30 anni fa, quasi, quando vinsi un concorso dove si chiudevano a chiave in vari conservatori e dovevamo in qualche modo superare delle prove scritte. Superate queste prove scritte, tu potevi arrivare agli orali, che si facevano a Torino all'epoca, e poter passare di ruolo in conservatorio. Proprio quando c'era l'orale, morì mio papà. E all'epoca non c'erano i telefonini. E io ero in ospedale per assisterlo, perché dovevo aiutare a vestirlo con mia mamma. E è arrivato un telegramma che noi non abbiamo visto perché il postino se l'ha portato via. Questo è stato un momento molto particolare, però grazie a una persona che era a Torino, ha avvisato la commissione, una persona di Brescia che sapeva che era morto il mio papà, allora mi hanno messo in coda, e anziché dire non c'è, assente. Mi hanno messo in coda, io sono dopo potuto andare a fare questo orale e sono arrivato primo in graduatoria e ho potuto scegliere Parma, che è un conservatorio molto prestigioso. Quindi ho avuto una cosa molto bella e molto brutta insieme. A volte succede, la vita è fatta di alti e di bassi, di grandi entusiasmi, eccetera, ma quello che si può fare è non pensare sempre troppo a se stessi. Vedere gli altri, la bellezza degli altri, cercare di condividere con gli altri, di condividere anche il dolore, perché il dolore quando è condiviso è anche meno. Quando siamo in tanti a dire oh, soffro, a comunicarlo si soffre di meno. Questo succede anche in musica. Ecco. Seconda domanda, quali sono i paesi più sensibili alla cultura musicale? Tutti i paesi. C'è una popolazione del Centrafrica, si chiama tradizione Denka, dove addirittura sono così attenti alla musica che quando nasce un bambino tutti i saggi del villaggio vanno attorno a questo bambino e appena fa il primo vagito capiscono se diventerà un guerriero oppure sarà un poeta. Dal tono della voce già hanno capito la personalità. Quella è già musica, quindi il primo suono
che noi emettiamo veramente è proprio quello della voce umana. E quindi ovviamente in ogni cultura io credo che una bella musica, perché c'è anche la musica a volte che, come si dice, ha tante funzioni. Se uno va in discoteca, bam 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 bam, questa è una musica che serve per scaricare, come si potrebbe dire, le energie, però a volte purtroppo ti assorda, fa male alle orecchie, non puoi parlare con le persone, evitate di fare troppe queste, fatelo da soli, ecco. Poi c'è una musica invece che è più edificante, che permette per esempio di sentirsi meglio, perché è una musica che si chiama proprio più armoniosa, ok? Quindi possiamo noi cercare tanti sentimenti nella musica, ma sapere soltanto che la musica è un linguaggio che ci può unire tutti. E la musica è bella in tutti i paesi. Ogni tradizione ha la sua e ogni tradizione ha una bellissima musica. Ma bam, bim, boom, bam, bim, boom. Quella roba lì, ragazzi, ogni tanto vabbè, puoi fare un bagno. Però bisogna pensare che la musica è anche un insieme di arte e scienza. Arte perché esprime i sentimenti dell'animo, non soltanto la rabbia, neanche un bacino. Esprime tanti sentimenti che sono complessi, ma è anche una scienza, perché tratta di regole che coordinano l'altezza, l'intensità, la durata di un suono. Quindi vedete, è una cosa molto meravigliosa, che è ricca di possibilità. Io direi che quindi la musica può essere un collante per unire le persone. Un'iniziativa di pace in un momento nel quale nel mondo sembra essere dominante la parola guerra. Il messaggio arriva dalla comunità di Sarezzo con la cerimonia, avvenuta presso l'area verde di Valle di Sarezzo, della piantumazione di una pianticella di cachi, figlia di un albero sopravvissuto alla bomba atomica lanciata su Nagasaki nel 1945, simbolo di pace, speranza, resilienza e solidarietà. Alla cerimonia hanno preso parte bambine e bambini di alcune classi delle scuole del territorio, che stanno lavorando sul valore assoluto della pace e della solidarietà. L'iniziativa del Comune di Sarezzo è nata in collaborazione con Nagasaki Brescia Kaki Tree for Europe ITS, l'Istituto Comprensivo Giorgio Lapira, la Scuola Paritaria Vittorio Chizzolini e l'Istituto Superiore Primo Levi. Nel corso della cerimonia, Giulia, allieva della scuola primaria Alfredo Soggetti, e Miriam, allieva della scuola primaria Marcello Candia, hanno cantato la canzone L'albero di Cachi, composta da Gabriele, un ragazzo saretino di 17 anni, appassionato di musica elettronica. Gabriele ha realizzato la base musicale e scritto il testo della canzone, utilizzando le parole della poesia di Gianni Rodari, Dopo la pioggia. Donatella Ongaro, un evento preparato da tempo ma che alla luce di quanto sta succedendo nel mondo assume oggi una valenza ancora più particolare. Infatti, come Comune di Sarezzo abbiamo aderito all'associazione Kaki Tree Project lo scorso mese di aprile, l'anno scorso 2023. Durante questo periodo appunto le scuole e le associazioni hanno lavorato per arrivare a questa giornata che è culminata con la piantumazione dell'albero di cachi, ma in realtà per fare tutto un lavoro per riflettere e per lavorare sul tema della pace che tanto ci è caro in queste giornate dove purtroppo i venti di guerra soffiano sempre.
sempre più potenti. Ci arrivano notizie da varie parti del mondo di tragedie e veramente di situazioni che sono disumane, anche perché la guerra sempre disumana, sempre è sbagliata, e quindi davvero un messaggio di pace credo sia necessario per sollecitare gli animi delle persone, soprattutto perché non ci facciamo prendere dall'indifferenza, perché è importante secondo me tenere alta l'attenzione e non cadere nell'indifferenza, perché tanto non ci sta toccando da vicino, quindi è importante anche questo. I ragazzi, i bambini hanno partecipato con grande entusiasmo a questa giornata. Infatti sì, i bambini e i ragazzi hanno lavorato a dei progetti che hanno realizzato e dei lavori che hanno realizzato in questi mesi. Hanno imparato benissimo una canzone che è stata composta da un ragazzo di Sarezzo, da Gabriele Contessi, al quale davvero faccio i ringraziamenti e i complimenti, perché è riuscito a creare questa canzone che è molto orecchiabile e che è piaciuta molto ai bambini. I bambini l'hanno cantata, hanno ballato, è stato davvero un momento molto coinvolgente di comunità. Con il comune su tante iniziative, tanti progetti, e il tema della pace è sempre stato, diciamo, un tema importante, quanto mai attuale in questo preciso momento, però attraverso appunto il prendere parte al tema della pace con le varie iniziative a cui la scuola ha aderito, quello che cerchiamo di costruire è una cultura della pace. Immaginate anche le bucatti della scuola che vi hanno raccontato le maestre e gli insegnanti. Quell'albero, nonostante sia stato colpito dalla terribile esplosione della bomba atomica della seconda guerra mondiale, ha continuato a crescere. Come voler dimostrare che la vita può superare anche le situazioni più difficili? Le sue radici profonde lo hanno aiutato a resistere e a rigenerare, anche quando che bella idea, noi facciamo così, accogliamo questi semi, ma non è che arriva il seme, lo buttano in terra e dice vabbè, ci vediamo fra un anno, vediamo se ce l'hai fatta. No, pianta il seme, ne ha cura, sta attento che non manchi l'acqua, che prenda il giusto sole quando comincia a crescere la piantina, e avendone cura, proteggendolo, diventa un bel alberello che poi uno di questi è arrivato da noi. E abbiamo degli amici in Sardegna invece che sono un coro che canta all'interno del coro dell'Antoniano. Vi prometto che gli propongo questa canzone. Chissà che magari allo Zecchino d'Oro si possa arrivare a portare questa canzone. Ok? Per queste parole di parte.
Camilla Bianchi ha sempre lavorato molto per la pace, qui da Sarezzo oggi arriva un messaggio di pace. Sì, un messaggio molto forte e intenso, perché oggi verrà piantato un albero di cachi che viene proprio, no? Sappiamo la tradizione degli alberi di cachi che sono sopravvissuti addirittura alla bomba atomica, per cui è un segno di speranza e di impegno, perché poi gli alberi vanno curati e quindi tutta la comunità di Sarezzo si impegnerà a far crescere e sostenere questo albero. Infatti l'amministrazione comunale di Sarezzo da anni organizza eventi come questi, quindi l'invito anche che ci fa come coordinamento degli enti locali per la pace per noi è una ricchezza, perché poi crescere fin da piccoli, insomma si impara da piccoli a diventare grandi, per cui nel momento in cui iniziamo a crescere nella pace riusciamo poi davvero a praticarla. Gabriele, ci risuona ancora nelle orecchie la tua canzone L'albero di cachi, perché è davvero trascinante. Come l'hai realizzata? Allora, io questa canzone l'ho realizzata, è scritta per uno spettacolo che stiamo preparando io e mia mamma, che è il Mimmo Music, che si terrà per la festa della mamma a Sarezzo. Siamo stati chiamati dall'assessore che ci ha chiesto di cercare una canzone da far cantare i bambini, e allora avevo già tra le mani questo progetto, ho deciso di utilizzarlo e quindi l'ho adattata per questo contesto utilizzando la poesia di Gianni Rodari, Dopo la pioggia, e che è perfetta per questo tema della pace. È e sarà un grande successo. Complimenti. Grazie mille. Sono qui nelle comunità locali, perché qui comincia la disponibilità a candidarsi, ad esporre il proprio nome e cognome fuori da... Possono venire a suonare il campanello a Concesi. Quindi che cosa sta a significare? Che chi si mette in gioco sono persone che hanno coraggio. Perché mettersi a disposizione oggi per amministrare i comuni, credetemi, ci vuole una marcia in più. E tutti coloro che si candidano, tutti coloro che si mettono a disposizione delle proprie comunità, tutti coloro che le amministrano le comunità, sono persone che vanno guardate con rispetto. Ecco perché vi chiedo di votare i nostri candidati, anche su questo credo che dobbiamo avere una proposta, perché siamo certi che arrivano da una forma di educazione a ben governare, a collaborare, non a litigare. Allora assistiamo in politica tante volte a motivi anche un po' di sconforto per ciò che avviene. Noi qui siamo qui per dire al sindaco che oggi governa la città, che vedrà che il contributo nostro sarà per fare ancora meglio.
perché il contributo di tanti aiuta a crescere meglio un progetto, perché è più condiviso, perché è democraticamente più significativo. Io sono particolarmente contento di essere con Cesio, perché ovviamente non dimentico che per 23 anni io sono nato con Cesio, i miei parenti sono tutti qui a Concesio, e posso assicurare ad Amelio Lisi che in questi 5 anni ha lavorato benissimo, ha fatto grandi cose insieme alla sua amministrazione. Mi auguro che questa nuova tornata possa essere un ulteriore miglioramento per quanto di buono è stato fatto, quindi le sensazioni sono sicuramente buone. Sono un po' in imbarazzo per tutti i complimenti, insomma la stima ricevuta, spero sia ben riposta, senatore. Quindi ringrazio davvero. Se no non saremmo qui. No, ringrazio davvero tutti i presenti. Mi fa piacere anche l'attenzione particolare su Concesio, significa che è un paese che riscuote giusto interesse rispetto al fatto che è l'ottavo comune di quei 143 tra abitanti che si presenta alle elezioni. Quindi un comune strategico per tanti aspetti, strategico anche dal punto di vista politico. Abbiamo fatto 5 anni di grandi opere, quindi so benissimo le difficoltà non solo avere i finanziamenti, ma poi difficoltà a trasformare quei finanziamenti in cantieri veri che vedete in questo periodo, soprattutto nel paese. Quindi dopo questa fase che si assesterà tra un anno e mezzo, chiaramente il comune cambierà il suo assetto in termini di edifici pubblici, perché ne avevamo molti, a volte erano anche eccessivi e soprattutto erano quasi tutti vecchi, intesi come dispendiosi dal punto di vista energetico, della manutenzione e anche le strutture legate al concetto antisismico erano sostanzialmente degli anni 70. Quindi tra un anno cambierà molto il paese, in questo senso avremo molti edifici nuovi, tra cui il municipio, i due poli scolastici, il Borgiopromo e la nuova scuola di Costoia, insomma veramente un intervento imponente. Da lì però bisogna ripensare il paese, ripeto, i servizi, i giovani e gli anziani. Tra 15 anni Concesio avrà il 35% di ultra 65 anni. E quindi qui il ragionamento su cosa fare per questa popolazione che diventa consistente. Quindi stiamo ragionando sul coaching sociale, una nuova tipologia di residenzialità, oltre ovviamente alla casa di riposo che permette di poter accogliere non autosufficienti, ma rivedere anche la tipologia di servizi che il comune elettrocale eroga, che probabilmente nel giro di pochi anni non saranno più adeguati alle nuove esigenze. Questa è la grande sfida. Come farla? Io non ho formule, però questa è secondo me la sfida epocale che tutti gli enti locali, credo che sia regione che a livello provinciale, che tutti i comuni dovranno affrontare nei prossimi anni. E su questa partita vogliamo giocarci anche la proposta. Mi chiamo Gian Battista Rocchi, sono giovane, libero professionista fino a 31/12/2022, anno dei mesi per me, non stiamo più entrando nei dettagli, e basta, non sono certamente il nuovo che avanza, perché sono tanto datato, però siamo messi così, per cui io e i miei compagni di viaggio, Massimiliano, Erika e Regina, proviamo a questa nuova esperienza, a vedere come andrà a finire, sempre a sostenere il nostro caro sindaco Damiolini, perché in questi 5 anni ha lavorato molto bene. Sono Erika Chiari, ho 49 anni, sono sposata e ho 3 figli. Abito a Concesio da 25 anni e lavoro nella pubblica amministrazione. E ho deciso di candidarmi perché credo che ognuno di noi possa dare un piccolo contributo alla comunità nella quale vive, nel limite delle proprie possibilità. Io ho dato un contributo quando i miei ragazzi erano piccoli, sono stata presidente del comitato genitori primaria. Io ringrazio tutti per essere presenti, ringrazio sicuramente del sostegno che mi vorrete dare, ringrazio mio marito e i miei figli che sono i miei primi sostenitori. Buonasera, sono Regina, ho 40 anni, vivo a Concesio da 22 anni
e sono molto eccitata, scusatemi. Ho un figlio di 14 anni, un adolescente, e lavoro in un'azienda, in una multinazionale. In questi anni a Concesio ho imparato a stare accanto alla comunità, soprattutto tramite il mondo della scuola, perché sono stata presidente di comitati e ho fatto parte dell'organico prima per 5 anni nella primaria di Sant'Andrea insieme a Erika, e poi sono stata presidente delle medie, e negli ultimi 2 anni ho coordinato tutti i comitati di Concesio, che come sapete sono tanti plessi. Il comune è molto grande, ci sono molti plessi tra primaria, secondaria e infanzia, e ho fatto un po' da coordinatrice, sempre collaborando con la scuola, a volte con le amministrazioni, e ci ha detto comunque un grande lavoro. E quello che mi ha spinto a fare questa follia, visto che l'abbiamo chiamata così, è il fatto che in tutti questi anni, anche nel mondo della scuola, mi sono sentita dire sempre dalle mie mamme, con cui ho lavorato tanto, cosa ti spinge a farlo, perché non c'è nessun riscontro in tutto questo, che è vero, ma il vero riscontro per me è semplicemente il grazie delle persone. E io dico sempre, a livello nazionale Fratelli d'Italia è il primo partito, adesso a prescindere dai sondaggi che ci danno 25-20, a me interessa poco. Quello che dico sempre a tutti, in primis ai miei colleghi e ai collaboratori, è che noi dobbiamo assolutamente trasporre dal punto di vista amministrativo e di sostegno ad ogni sindaco quello che è il consenso sulla carta, perché altrimenti sarebbe una sconfitta in primis per noi e poi anche per la lista Insieme per Concesio. Perciò dobbiamo muoverci, far stanare gli elettori di destra, che sono tanti, a Concesio, perché le ultime elezioni abbiamo comunque ottenuto il 23-25%, perciò sicuramente sono tanti, andare a convincerli innanzitutto di venire a votare e poi dare la preferenza. Nelle scorse settimane, in questo periodo, abbiamo incontrato alcune volte qui a Lumezzane, nella popolosa città di Lumezzane in Valgobbia, l'assessore ai lavori pubblici, alle manutenzioni e alle attività artigianali, Claudio Gnutti, con il quale abbiamo svolto di volta in volta una disamina, sempre se piuttosto sintetica, delle realtà di Lumezzane. Abbiamo scoperto molti lavori pubblici in atto, in essere, abbiamo visto molte progettazioni per il futuro, abbiamo parlato di viabilità, abbiamo parlato di zone industriali, abbiamo parlato di aiuto e sostegno all'economia e alle attività artigianali della realtà di Lumezzane, anche appunto attraverso le opere. Oggi cerchiamo di chiudere questo ciclo, questo discorso, conoscendo meglio direttamente la persona dell'assessore Gnutti, che da assessore uscente nei giorni scorsi, insieme alla candidatura del sindaco Facchini, si rimette in gioco, come si usa dire, come candidato nella lista, e da questo istante vediamo di capire in quale lista, come e perché. La parola all'assessore Gnutti. Grazie Piero. Bentornati a tutti i telespettatori nella nostra città di Lumezzane. La domanda che mi è stata fatta è molto complessa e ha tanti perché. Diciamo che è un percorso che è cominciato da più di 20 anni, oltre 20 anni fa,
seguendo le orme dei miei zii che sono sempre stati dediti alla politica, che si sono sempre adoperati per la politica, e nel corso del tempo poi sono andate avanti con le mie esperienze, con le mie scelte, con le mie decisioni e anche con delle nuove squadre, delle nuove persone che mi hanno sempre supportato in questi anni e che devo ringraziare personalmente tutti quanti ad uno, non farò i nomi perché sono tanti, ma loro sanno che la mia gratitudine, il mio ringraziamento viene veramente dal cuore, perché mi hanno sempre sostenuto in modo particolare in questi ultimi 5 anni. Già 5 anni fa era cominciato un percorso di avvicinamento con Fratelli d'Italia, tanto è vero che la lista civica con cui ci eravamo presentati, sempre in appoggio al centrodestra, sempre in appoggio al sindaco Facchini, aveva al suo interno il simbolo e il logo di Fratelli d'Italia. Da quest'anno invece, in verità dall'anno scorso, ho fatto la scelta, dopo vari incontri, dopo varie discussioni, perché il nostro percorso si è avvicinato, perché le nostre idee si sono incontrate, ho fatto la scelta di entrare in Fratelli d'Italia e quest'anno sarò capolista nella lista di Fratelli d'Italia in appoggio al centrodestra, in appoggio al sindaco Facchini, che proprio pochi giorni fa abbiamo presentato ufficialmente come candidato del centrodestra. Siamo convinti di questa scelta, siamo sicuri di questa scelta, e quello che più ci gratifica e ci fa capire che abbiamo lavorato bene in questi 5 anni è il fatto che dopo vari anni di discussioni bonarie, però dopo vari anni siamo riusciti a ricompattare completamente il centrodestra, questo grazie anche e soprattutto alla forza di Fratelli d'Italia. Un ricompattare il centrodestra con tutte le forze politiche, ma con anche quelle liste civiche che negli ultimi anni al primo turno erano andate col loro sindaco. Questa compattezza, questa unità fa capire che c'è una volontà politica del centrodestra coesa, in cui si vuole rinnovare, riqualificare Lumezzane, di creare una città a portata di cittadino, a portata di persona, con l'idea, con l'impatto che si ha di centrodestra, di una politica di centrodestra. Ricordo anche a me stesso che Lumezzane è fortemente attrazione di centrodestra, e quindi dobbiamo convincere, dobbiamo far capire ai nostri elettori, prima di tutto, di andare a votare, che è fondamentale, perché è la cosa più importante, il diritto più importante che ha un cittadino, è quello di andare a votare e di venire a votare per noi. Perché per noi? Perché crediamo nella nostra città, perché abbiamo un progetto serio, abbiamo un progetto di continuità sulle opere, sulle attività fatte in questi ultimi 5 anni, e abbiamo bisogno di altri 5 anni per portare a termine e per continuare tutto questo progetto, questa idea che stiamo sviluppando, che stiamo portando avanti. Abbiamo sentito l'assessore Claudio Gnutti sottolineare l'aspetto politico della sua presenza nel gruppo di Fratelli d'Italia. Torniamo per un attimo a Claudio Gnutti come assessore uscente. In questo periodo, in questo ultimo quinquennio, tante sono le opere realizzate, ma certamente nella soddisfazione di aver servito la cittadinanza, la città di Lumezzane, chiediamo all'assessore Gnutti quali sono le opere pubbliche che maggiormente hanno visto la realizzazione e alle quali è maggiormente legato, diciamo pure, usiamo un termine affettuosamente, per il compimento e per la necessità che ha visto di aver dato un servizio ulteriore alla sua cittadinanza. Sono tante le opere fatte in questi anni. A dire qual è la preferita, a dire qual è la più importante, diventa veramente difficile, perché sono tutte opere propedeutiche, una in continuità dell'altra, per il benessere, per migliorare la vivibilità e la città di Lumezzane. È chiaro che in questi anni, dovuto a varie problematiche, dalla pandemia al calo materiale, all'aumento prezzi, insomma, ci sono state tante difficoltà, ma non ci siamo mai arresi, né io, né la giunta, né gli uffici, e abbiamo sempre portato avanti i nostri obiettivi, le nostre strategie con convinzione.
Vero, ci sono state dei rallentamenti, vero, siamo andati un po' lunghi su certe cose, però bene o male stiamo vedendo che tutte le opere che avevamo in testa e anche altre che non erano nel nostro programma, ma che abbiamo capito l'importanza di esse e quindi abbiamo portato avanti in questi anni, stanno vedendo la realizzazione. Parto per quello più in vista di tutti, quello più nominato probabilmente di tutti, che è il sottopasso di Via Mainone. Proprio nei prossimi giorni, circa una decina di giorni dall'intervista che stiamo facendo adesso, vedrà il suo completamento, vedrà passare le prime macchine e comunque posso assicurare che nel mese di maggio sarà a tutti gli effetti utilizzabile, a tutti gli effetti finiti. Un'opera importante, un'opera che va in continuità con l'opera che era stata fatta ai primi tempi in cui ci eravamo insediati, che è la rotonda che c'è davanti alle trafilerie Ghidini. Quindi opere per il miglioramento della viabilità e per la sicurezza stradale, perché vanno a mettere in sicurezza quegli incroci molto, molto utilizzati, dove passano migliaia e migliaia di macchine al giorno, quindi ci siamo interessati veramente alla sicurezza dei nostri cittadini e non solo, perché chiaramente sappiamo che sul territorio di Lumezzane circolano parecchie autovetture e camionisti che vengono al di fuori della nostra città, della nostra provincia e soprattutto anche al di fuori della nostra nazione. È chiaro che per rimanere nel discorso delle opere che ho a cuore, ce n'è una che non ha visto ancora la sua realizzazione, ma che mi ha visto duramente impegnato in questi ultimi anni, soprattutto gli ultimi 2 anni, e si tratta dell'allargamento di Via Rucca. Un'opera che prenderà il suo via dopo la tornata elettorale, questo perché siamo andati alla chiusura con l'accordo dell'acquisizione delle aree che erano di privati e che ora sono diventate pubbliche proprio in queste settimane, e di conseguenza adesso non c'è la possibilità di andare a bando, ma dobbiamo aspettare la nostra riconferma per poi dare il via all'opera. È un'opera che sento molto perché mi ha portato via tanto sonno, diciamo, perché abbiamo dovuto mettere insieme vari tasselli di questo puzzle per riuscire a portare a termine questa acquisizione dell'area. Dal mio cuore c'è ringraziamento a tutti gli industriali che hanno partecipato attivamente mettendo dei soldi per poter portare avanti quest'opera, quindi il mio grazie e il mio riconoscimento va a loro, con cui ho collaborato, con cui in questi anni ci siamo confrontati molto, e fa capire come i cittadini di Lumezzane, come gli industriali di Lumezzane, come gli artigiani di Lumezzane credono nella loro città, credono nelle loro attività e credono che questa realtà, questo territorio abbia ancora molto da dare, molto sviluppo da poter presentare a tutti quanti. Vero che ci sono anche tantissime altre opere importanti che stiamo tuttora portando avanti, che rimanendo sulla viabilità stiamo parlando della strada della costa, che anche quella nel mese di maggio, fine maggio, la vedremo molto avanti nella sua realizzazione e andrà a chiusura delle opere nel mese di giugno. Un'arteria, come ho detto più di una volta, che servirà per avere uno sfogo qualora la zona di Renzo, la frazione di Renzo, avrà un problema e quindi sarà un'arteria di emergenza e soccorso urgenza. Dopo i tanti interventi che stiamo facendo sono sulle scuole, dove sono spesi oltre 16-17 milioni di euro in questi anni, quindi opere per migliorare le strutture scolastiche, gli edifici scolastici per i nostri ragazzi, per il nostro futuro. Quindi qua si sta parlando di opere fondamentali per il futuro di nuovo di Lumezzane e per creare ai nostri cittadini una vivibilità migliore. L'opera che stiamo portando avanti, che abbiamo portato avanti dall'amministrazione precedente, dove ci troviamo in questo momento a fare l'intervista, che è la nostra Lumeteca, che è una realtà molto apprezzata dai cittadini, molto, molto sentita e molto utilizzata, e ricordo che qua già più di 2 anni e mezzo fa avevamo preparato il progetto per il secondo step per finire il completamento di tutto questo edificio, quindi la parte posteriore con un ampliamento e la palestra. Questo per farvi capire che crediamo molto anche in quest'opera, che crediamo molto che questa Lumeteca, che questa attività civica che viene fatta può per i cittadini di Lumezzane rappresentare una fortissima, un'enorme risorsa. Dopo, in tutti questi anni, ringrazio e mi scuso con tutti quei cittadini in cui ho avuto
tanti incontri, scontri, confronti, ma soprattutto che non sono riuscito a accontentare, ma non per volontà mia, non per volontà politica, ma è perché c'è da capire che le richieste di un cittadino vanno prese sì in considerazione, sono molto importanti, ma noi amministratori dobbiamo guardare al complesso della città di Numezzane, quindi non sempre siamo veloci nel realizzare le vostre richieste, non sempre riusciamo ad esaudire le vostre richieste, ma perché ci sono normative, perché ci sono regole che ci impediscono di fare quanto richieste. Però sempre quando ci sono state queste difficoltà ho sempre proposto ai nostri cittadini magari soluzioni alternative, magari idee alternative, proprio per migliorare quanto loro stavano vivendo in quella situazione. Quindi ricordo, amministrare una città come Numezzane è veramente difficile, è fantastico, è bellissimo, ma è veramente difficile perché le richieste sono tante, il territorio è grandissimo, oltre 90 km di strade, quindi intervenire con le manutenzioni, intervenire nelle difficoltà dei parchi dove si rompono i giochi, dove rompono i giochi, dove insomma ci sono veramente tantissime particolarità dove ci vedono molto attive, dove vedono i nostri uffici che devono attivarsi prontamente, velocemente, ma è chiaro che il cittadino quando fa una richiesta la vorrebbe vista risolta nell'arco di pochissime ore. Noi nel possibile lo abbiamo fatto, nel possibile gli uffici lo stanno facendo tuttora, ma c'è da capire che i miracoli purtroppo non li possiamo fare neanche noi, però si vorrà anche nei prossimi anni migliorare questo servizio, essere ancora più veloci, essere ancora più vicino ai cittadini, alla nostra realtà del territorio e intervenire dove ci sia effettivamente bisogno e necessità di sistemare le varie situazioni. L'assessore Claudio Gnutti ci ha ricordato quali sono state le opere pubbliche di maggiore attenzione e di maggiore soddisfazione nel corso del suo mandato amministrativo, e ci ha anche detto che i miracoli non sono di questa vita, cioè che le richieste dei cittadini sono sempre state prese in considerazione, ma che qualche volta non si può certamente soddisfare le esigenze di tutte, perché sempre e comunque prevale un discorso di interesse generale. Ma ora gli chiediamo apertamente che cosa succederà mai dopo il 9 giugno, in caso ovviamente di rielezione e in caso ovviamente di reincarico dal punto di vista amministrativo con la stessa delega, qual è o quali sono le prime opere pubbliche alle quali prenderà mano e che avranno l'attenzione dell'assessore Gnutti. I progetti sono tanti. Come anticipavo prima, la cosa primaria sarà, qualora dovessimo vincere, ma dopo la nostra vittoria posso dire che partiremo subito con l'appalto per l'allargamento della strada in via Ruca, dell'allargamento per l'accesso alla zona industriale. Questa è la cosa primaria. Un'altra cosa che sento molto, che ho sentito molto in questi anni e sento la necessità che il territorio richiede, è quella di andare a migliorare molto la pedonabilità di Numezzane, quindi sistemare tutti quei marciapiedi, sistemare tutte quelle vie dove il pedone è a rischio. È stato fatto uno studio nell'ultimo periodo, siamo andati a fare più e più sopralluoghi proprio per cercare delle soluzioni e delle migliorie a questo problema. Quindi la popolazione lo richiede, i nostri cittadini richiedono continuamente una miglior sicurezza, migliori marciapiedi che, come sappiamo, so bene che purtroppo spesso e volentieri sono ridotti in uno stato un pochettino pietoso, però scusandomi principalmente, ma in questi anni sono dovuto intervenire principalmente sul manto stradale perché ne aveva di estremo bisogno, ma questo non significa che ci siamo dimenticati di tutti i marciapiedi per la pedonabilità, ma è semplicemente una cosa che abbiamo spostato un pochettino là nel tempo per andare a fare anche uno studio per migliorare proprio questa situazione. Dobbiamo e stiamo cercando anche nuove soluzioni per trovare nuove aree per parcheggi, soprattutto in certe zone del territorio. Abbiamo fatto uno studio, un censimento della situazione dei parcheggi di Numezzane,
e sappiamo bene che in tante aree del territorio, in tanti centri abitati, soprattutto storici, ci sono situazioni veramente critiche. La soluzione non è semplice e la soluzione va studiata insieme a tavolino, sì con l'amministrazione ma anche con i privati. Quei privati che hanno delle abitazioni ormai inutilizzabili, quei privati che hanno certe situazioni di aree inutilizzabili, magari in stato anche di abbandono, si può insieme trovare una soluzione, studiare una soluzione delle agevolazioni per portare delle soluzioni a livello di parcheggi in queste zone. Di idee ne abbiamo tante, io adesso ne sto parlando qualcuna che ha riguardato principalmente i miei uffici, il lavoro che ho fatto in questi anni. Però so bene che anche gli altri uffici, gli altri assessorati in questi anni hanno studiato e hanno messo e stanno mettendo a terra delle nuove soluzioni, delle nuove idee per andare a migliorare nei vari settori la situazione che attualmente c'è. Ritengo e ricordo di nuovo che le segnalazioni, le richieste di tutti i cittadini sono sempre prese in considerazione e sono essenziali e fondamentali. Anche se spesso non riusciamo, spesso no, ma anche se qualche volta non riusciamo a accontentarlo oppure non abbiamo ancora trovato una soluzione, ma sono cose che ci permettono a noi di vedere a più ampio spettro la problematica che c'è sul territorio e quindi insieme ai tecnici, insieme all'ufficio, insieme ai cittadini stessi trovare e studiare delle situazioni e delle soluzioni migliorative. È sottinteso e lo abbiamo ed è stato ricordato nel corso di questa intervista che Lumezzane chiaramente non è solo lavori pubblici, non è solo manutenzioni, non è solo attività artigianale e industriale. Lumezzane è cultura, è sport ed è la complessità della vita sociale, culturale, sportiva ed economica. Chiedo all'assessore Gnutti, come vede Lumezzane, i bisogni di Lumezzane e le realizzazioni per la città di Lumezzane nel prossimo quinquennio? Domanda importante questa, Piero. Io Lumezzane per i prossimi 5 anni la voglio vedere viva. Voglio vedere una città viva nei nostri giovani, perché abbiamo bisogno dei nostri giovani, abbiamo bisogno di farli ritornare partecipi all'attività del territorio di Lumezzane. In questi 5 anni sono state fatte tantissime attività a livello culturale e a livello sportivo, dove il sindaco, dove i miei colleghi assessori hanno veramente fatto oltre l'immaginabile di quello che si poteva pensare. Però quello che c'è da valutare, quello che c'è da stimolarsi ancora per i prossimi anni è quello di trovare il sistema e di coinvolgere ancora di più i nostri cittadini, le nostre realtà, le nostre associazioni del territorio, proprio per rendere più viva la città di Lumezzane. Sappiamo che abbiamo tante risorse, abbiamo tantissime attività culturali, abbiamo tantissime attività sportive dove abbiamo risultati eccellenti sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale e queste vanno ancora di più sviluppate, di più pubblicizzate, farle conoscere ancora di più al territorio. Ritengo che sia veramente importante e il volano per fare in modo che questo possa diventare ancora più forte, ritengo sia veramente coinvolgere e sensibilizzare i giovani per questa realtà, cosa che questa amministrazione, ricordo, ha già fatto anche con le giovani coppie che volevano comprare casa sul territorio di Lumezzane, residenti a Lumezzane, con la possibilità di partecipare a un bando e dove gli si veniva pagata una rata del mutuo. Quindi questo è solo un esempio, però è per farvi capire che già questa amministrazione, già questa idea politica di centrodestra che vuole essere vicina al territorio, vuole essere vicina ai giovani, vuole ripopolare Lumezzane, vuole riportare sul territorio una vivibilità che Lumezzane, un po' come tanti paesi della valle, hanno perso in quest'ultimo periodo. C'è da farlo con le giovani coppie, c'è da farlo con i ragazzi partendo dal basso, quindi dalle scuole elementari, dalla prima media, coinvolgerli ancora di più in tutte queste attività. Ritengo che questo sia il volano e sia una cosa fondamentale di cui ha bisogno Lumezzane. Vero è che Lumezzane è anche industria ed è soprattutto industria. Dobbiamo
pensare allo sviluppo di Lumezzane come possa essere. È chiaro che lo sviluppo di Lumezzane è stato studiato in questi anni grazie a un PGT nuovo, a uno studio nuovo che è stato fatto, che darà molto ossigeno alle nostre aziende, ma è chiaro che per portare questo ossigeno, per fare in modo che poi questo possa esplodere ancora meglio, abbiamo la necessità e il bisogno che questa autostrada, che questo raccordo autostradale trovi la sua soluzione, la sua realizzazione più velocemente possibile, perché è proprio cosa di poche ore fa, di ieri o l'altro ieri, dove da Lumezzane arrivare a Sarezzo per un problema al semaforo la gente ci ha tenuto oltre 50 minuti, cioè 50 minuti per fare 4-5 chilometri, cose ormai fuori dal mondo, cose che non permettono più alle nostre aziende, rischiano le nostre aziende di non essere più competitive sul territorio. Quindi è veramente importante per le nostre attività produttive, per le nostre realtà del territorio, avere questo raccordo autostradale. Questo raccordo autostradale che, ricordo, va in continuità con le opere che abbiamo pensato noi, che abbiamo realizzato noi in questi 5 anni e con le opere che abbiamo in testa per il futuro, per i prossimi 5 anni. Perché è stata studiata, abbiamo sul piatto uno studio di fattibilità per un nuovo accesso alla zona industriale, un'opera faraonica, importantissima, da oltre 10 milioni di euro. Chiaramente non realizzabili con fondi comunali, abbiamo bisogno di risorse che arrivino dall'alto, però noi ci siamo con i progetti, noi ci siamo con le idee e siamo pronti ad andare a recuperare risorse da qualsiasi parte in qualsiasi posto. Quindi questo ritengo sia un po' il fulcro di Lumezzane, quindi cultura, sport, giovani, attività produttive, industria. Chiaro e ricordo cosa è importante per Lumezzane: la nostra storia, la nostra cultura, le nostre radici, quindi i nostri nonni. Una cosa importantissima, creare quel collegamento giovane e anziano, quel ricordare ciò che è stato, ciò che era Lumezzane, e grazie a questo i nostri ragazzi, i nostri giovani possono pensare a cosa sarà Lumezzane. Quindi anche questo collegamento, anche questo aiuto, questa risorsa che abbiamo con i nostri anziani deve essere valorizzata ancora di più e deve essere portata a conoscenza di tutti i nostri cittadini.